Grazie a tutti di essere presenti questa mattina. Come sempre, il nostro centro appunto per i disturbi di personalità mensilmente propone diciamo, degli incontri divulgativi gratuiti e il nostro centro appunto fa parte di studi cognitivi per chi non lo sa, appunto è una scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale riconosciuta dal NIUR che ha diverse sedi in tutta Italia. E in alcune sedi, dove in tutte ci sono dei centri clinici, in particolare in alcune sedi ci sono dei centri più specialistici. E in particolare nel centro, di cliniche di psicoterapia italiane, c'è il centro dedicato al trattamento, alla gestione, alla cura dei disturbi della personalità. E per, diciamo, dar modo di approfondire tematiche inerenti, diciamo, a questi disturbi, proponiamo questi webinar, diciamo, a volte concentrandoci più su alcune tecniche, a volte più su alcuni aspetti dimensionali o di processo cognitivo che caratterizzano, diciamo, le dimensioni di questa ampia e complessa problematica. Proprio per facilitare, diciamo, la comprensione e dare spunti anche di riflessione o meno. Noi in maniera particolare in questo centro appunto proponiamo un percorso intensivo di 3 mesi per appunto il trattamento di queste problematiche inerenti proprio alla disregolazione emotiva, la difficoltà di riconoscere e gestione delle varie emozioni e facciamo attività di gruppo nei momenti individuali e poi c'è anche dei gruppi per quanto riguarda i familiari. E oggi appunto abbiamo invitato come nostro ospite il dottor Andrea Lisotti, che è appunto uno psicoterapeuta e uno psichiatra, e è uno psicoterapeuta appunto e un professionista logoterapeuta e ha lavorato diciamo presso come psichiatra nei servizi territoriali di salute mentale anche presso la casa di cura Villigea di Modena e dal 1994 svolge anche l'attività diciamo di libera professione come psichiatra e diciamo che appunto è molto specifico il suo intervento anche sul training autogeno, appunto, come aspetto di trattamento per gli elementi, diciamo, per i disturbi nell'area ansiosa depressiva, e quindi, diciamo, lo abbiamo invitato per proporvi, diciamo, un approccio, una riflessione su questo aspetto. Non mi dilungo ancora in questo momento, lascio la parola al dottor Lisotti, che appunto farà la sua presentazione, e lasciamo poi il tempo alla fine per domande. Per le domande potete scrivere nella chat, così abbiamo modo, diciamo, di rispondere il più possibile. Allora, grazie a tutti ancora e grazie al dottor Lisotti, insomma, per la disponibilità. Con Alessandra ci conosciamo da parecchi anni, avendo lavorato anche alcuni anni insieme. Devo dire che sono stato inizialmente un po' imbarazzato dall'invito, perché io non sono un cognitivista puro e l'argomento che parte da un'attenzione particolare al corpo sembrerebbe quasi in contrasto con l'approccio più cognitivo, no? In realtà spero di dimostrarvi nell'intervento che l'integrazione è possibile ed è anche molto molto interessante. Allora, noi viviamo in un'epoca di crescente disagio emotivo esistenziale. Ci sono tanti sintomi di disagio, spesso sono sintomi di tipo psico-emozionale, stati d'ansia, tensione, attacchi di panico, sbalzi di umore, discontrollo dell'impulsività. Ma altre volte, e molto spesso, i sintomi sono prevalentemente somatici, del corpo. Pensiamo a tante forme di mal di testa, mali di schiena, rigidità, colite, gastrite, disturbi intestinali, disturbi di funzionalità sessuale. Tante volte è il corpo che manda segnali. Allora, in questi casi estremamente frequenti,
il rischio di chi interviene nelle professioni di aiuto è di prestare troppa attenzione, all'aspetto mentale, cioè come il paziente racconta le cose, come le vive, o viceversa, visto che sono anche psichiatra, una iperattenzione all'intervento con strumenti che vanno sul corpo come i bombardieri, i farmaci, no? E invece è importante trovare un approccio, sempre più importante, trovare un approccio integrato in cui questi due aspetti, quello cognitivo-comportamentale e quello corporeo, si possono integrare. E in questo senso il training autogeno è molto interessante, secondo me, al di là di tecnica come è nata per facilitare, il rilassamento. Cercherò di mostrarvi come può essere applicata anche all'interno di percorsi di psicoterapia, in sedute vere e proprie, arricchendole, dando un contributo importante. Ma prima di parlare del training autogeno, in particolare volevo ricordare un pochino e parlare un pochino del corpo. Mi piace partire con una citazione di Carl Gustav Jung, che diceva in una delle sue opere: gli indiani Pueblo mi dissero che tutti gli americani sono pazzi. Naturalmente ne fui stupito e gli chiesi perché. Risposero: beh, dicono che pensano con la testa. Nessun uomo sano di mente pensa con la testa. Lo so che è provocatorio, però esprime proprio l'importanza del fatto che noi abbiamo e noi siamo anche un corpo che ha milioni di recettori di terminazioni nervose che mandano in continuazione ogni millisecondo della nostra vita informazioni al cervello. Lo fanno in modo automatico, generalmente al di fuori della consapevolezza. Ma il cervello le riceve e il cervello a sua volta manda informazioni a tutti gli organi. Ed è un peccato non tenere conto di questa ricchezza di messaggi che il corpo ci manda. Il corpo c'è sempre stato, fin dalla nostra nascita, ben prima che si strutturasse il pensiero. Rappresenta quello che siamo, quello anche che non sappiamo, rappresenta la nostra storia, il nostro inconscio, le nostre ferite, i nostri desideri. Ci conosce come nessun altro il nostro corpo. Ed è lo strumento con cui l'inconscio comunica con noi ed è esso stesso il contenuto della comunicazione. Il corpo è sia messaggio che messaggero, no? È una mappa della mente in pratica. E sempre per citare Jung diceva: il corpo è la forma dello spirito. E nella tradizione del misticismo sufi c'è anche quest'altra bellissima definizione: il corpo è la spiaggia per l'oceano dell'essere. Quindi una roba importante. Ma se è vero che il corpo c'è sempre stato, è anche vero che il corpo è stato a lungo dimenticato in psicologia e persino in medicina, trascurato rispetto al ruolo fondamentale, ruolo fondamentale per la costruzione della nostra identità. Pensiamo anche in medicina, un tempo i grandi medici, i grandi clinici erano medici che mettevano le mani addosso al paziente, andavano a esplorare il corpo come se fosse un terreno sconosciuto. Assaggiavano e odoravano le urine del paziente, ne annusavano il respiro, lo palpavano. Adesso quanti medici? Pensiamo quando andiamo dal medico di base o a fare anche altre visite, quanti medici ci mettono le mani addosso? Lo dico con autocritica per la categoria. Noi tendiamo a fare diagnosi in base a domande, in base a informazioni anamnestiche, in base a schemi che abbiamo con alberi decisionali, ma l'auscultazione del paziente, la digitopressione, la palpazione,
vengono purtroppo molto spesso trascurate. Per non parlare della nostra categoria di psicoterapeuti, quando mai mettiamo le mani addosso al paziente? Quando va bene, si limita a quando il paziente entra e gli stringiamo la mano e facciamo la stessa cosa quando se ne va. Ma noi paghiamo come psicoterapeuti un prezzo molto molto alto a Freud. Freud è stato il padre della psicoanalisi e tutta la psicoterapia e ha dato un contributo non grandissimo, di più, che glielo dobbiamo riconoscere. Però è anche la psicoanalisi è anche quella che ha messo una specie di tabù al contatto fisico, non si poteva, non si può toccare il paziente, non si può entrare in contatto fisicamente, si lavora solo con le parole. E quindi il rapporto con il corpo nel tempo è andato via via deteriorandosi. Il corpo è stato considerato sempre più una macchina, oppure come inferiore alla mente. Anche perché vivere sentendo il corpo espone alle esigenze del corpo e questo può essere in contrasto con le esigenze della società, delle aspettative culturali e sociali. Se il nostro corpo ci dice che siamo stanchi di lavorare 24 ore al giorno, però la nostra mente ci dice che dobbiamo fare carriera, ecco, se ascoltiamo il corpo ci va in crisi un po' la convinzione sulla carriera. Vi cito anche Umberto Galimberti che dice: siamo in un'era in cui la tecne, cioè la tecnica, la tecnologia, può surrogare il corpo e darci addirittura l'illusione che il corpo non esista, permetterci di vivere quasi senza una sua necessità pratica, soddisfatta dall'ascensore, dall'auto, dal telecomando, dal web. È messa a tacere dagli analgesici, dagli ansiolitici e dagli antidepressivi. Il che, se ci pensiamo, è terribile. Ma anche se lo ignoriamo o ci illudiamo che non ci sia, il corpo c'è sempre ed è costantemente coinvolto. Come detto prima, manda segnali in continuazione. Per l'individuo, ogni sensazione è una indicazione importante che è sempre presente al di là della consapevolezza. Ma noi lo ascoltiamo il corpo? Ovviamente una domanda posta così dà già la risposta, che è no. Noi utilizziamo invece la scissione corpo-cervello, però quando ci limitiamo alle informazioni corticali, al pensiero razionale, di fatto escludiamo tante altre informazioni, tanti altri collegamenti possibili. Quando non si è ancorati all'esperienza corporea, si rischia addirittura di immaginare delle cose che non ci sono. Pensiamo a chi soffre di ipocondria, no? L'ipocondriaco è spaventato dal corpo, teme di sentirlo e interpreta i segnali che il corpo invia attraverso la paura, che è qualcosa che ha in testa. E più lo fa, e più il corpo va in tensione, più manda altri segnali che continuano ad essere interpretati dalla testa. Oppure pensiamo anche ai tanti pazienti o anche tante persone, anche non pazienti, che hanno la tendenza, quanti siamo, a tenere tutto sotto controllo, a non lasciarci andare, no? La stragrande maggioranza di queste persone, tenere sotto controllo implica stare contratti, tesi, quindi la stragrande maggioranza ha stati di tensione dei muscoli, mal di schiena, mal di testa, estitica, perché non lascia andare, ha difficoltà a lasciarsi andare a livello sessuale, ma quasi sempre non ha la consapevolezza che questi sintomi fisici sono correlati al proprio schema mentale di riferimento. È incredibile constatare come tanti pazienti non percepiscono il proprio corpo, non ne sentano intere porzioni. È come se ci fosse una specie di analfabetismo del corpo. Siamo bombardati da stimoli continui, uditivi, visivi soprattutto.
Siamo sommersi dai doveri della quotidianità, tutto viene elaborato mentalmente ed emotivamente e non possiamo ascoltare il contributo del messaggio del corpo, perché non lasciamo spazio all'ascolto e al silenzio. Dovremmo riabituarci a ascoltare e a pensare meno, come dicevano gli indiani. Talvolta infatti usiamo la mente non per scoprire i fatti, ma per nasconderli. Usiamo una parte della mente come schermo per impedire a un'altra sua parte di sentire quello che accade altrove. E tra le cose che la mente è molto brava a nascondere, c'è anche il corpo. E così le parole della mente fanno sì che il disagio emozionale e del corpo diventa un disagio tutto testa. E anche noi terapeuti corriamo il rischio molto alto di diventare dei terapeuti tutto a testa, se ci settiamo solo sulle modalità di testa razionali con cui il paziente riferisce. Se ci pensiamo, quello che ha fatto la psicologia col corpo è abbastanza buffo. La psicologia ha sempre trattato con le parole, trascurando il corpo. E questo ha fatto crescere appunto sospetti sempre crescenti di dubbi sull'essere abbastanza efficace o no tutto questo parlare. Pensiamo anche a tantissimi pazienti che sono stati anni, se non decenni, in psicoterapia, in psicoanalisi, senza aver risolto granché del loro malessere. Ma come in fisica, quando c'è un eccesso da una parte, c'è un eccesso corrispondente dalla parte opposta. Quindi nella storia della psicologia e psicoterapia sono sorti correnti di pensiero nate da persone che erano inizialmente psicoanalisti, che hanno criticato la psicoanalisi e che si sono concentrati enormemente sul corpo, diventando quelli alternativi. Pensiamo ai seguaci di Reich, quelli della Gestalt, gli allievi bioenergetici di Lowen. Le teorie su cui si basavano non erano ancora scientificamente validate e questo gli procurò la perplessità della psicoterapia istituzionale, sempre più imbarazzata rispetto ai loro modi di lavorare, il grounding, l'attenzione al respiro. Il buttarsi per terra, l'urlare, il piangere. Ovviamente, quando si va in eccesso da una parte, c'è una controreazione dall'altra, adesso si cerca di unire un po', entrambi questi approcci e il corpo sta ritornando. Vi cito solo alcuni riferimenti, ad esempio Fritz Perls, che è il padre della Gestalt, e Alexander Lowen vengono sempre più citati ormai nella psicoterapia. Pat Ogden ha ripreso gli esercizi di bioenergetica e creato un modo di lavorare che definisce psicoterapia sensomotoria, che è una bellissima espressione paradossale, perché psicoterapia prima era terapia solo con le parole, sensomotoria richiama fortemente il corpo. Per non parlare del metodo della EMDR, no? Che cura attraverso una elaborazione non cognitivamente mediata delle reazioni viscerali che seguono a traumi. La teoria polivagale di Porges nel 94, che prende base dal funzionamento del sistema nervoso autonomo e supera l'idea dell'antagonismo tra sistema simpatico e parasimpatico, viene sempre più utilizzata nella pratica del lavoro psicoterapeutico. Io ho avuto la fortuna di assistere a dei seminari di Janina Fischer, che gira per il mondo e che presenta con un'incredibile chiarezza l'applicabilità pratica di queste teorie nel lavoro clinico con i pazienti. Ancora Van der Kolk, che nel 2014 ha pubblicato un libro di cui non ricordo il titolo originale, ma la traduzione italiana è molto significativa, Il corpo accusa il colpo. È un'opera di magistrale sintesi delle relazioni tra mente, corpo e cervello. E adesso addirittura si parla di body working. Ci sono all'interno della scuola da Gestalt, soprattutto,
Si è sviluppato un modo di lavorare sul corpo integrato in sedute di psicoterapia, body working, quanto di più lontano dal termine psicoterapia con le parole, no? In cui il terapeuta mette fisicamente una mano sul petto e un'altra sull'addome del paziente, esercitando pressioni diverse per portarlo a consapevolezza di stati di tensione. Uno degli esponenti più noti in Italia è Sergio Mazzei di Cagliari. Quindi, gradualmente la psicoterapia comprende che le sofferenze non se ne vanno solo ragionando e che non sono da ricercare in un evento specifico, ma come l'unità psiche-corpo ha reagito a eventi e il modo in cui ha reagito dipende dalla storia personale, dalle esperienze dell'attaccamento infantile e da come vengono regolate le connessioni. Cervello, cuore e apparato gastrointestinale. Tant'è che molti terapeuti, io stesso, avvicinandoci sempre più a questa maggiore attenzione per il corpo, nel corso dei colloqui, delle visite, poniamo domande tipo: come si sente nel corpo in questo momento? Che cosa prova? Cosa sente a livello di corpo? In che parte? Che tipo di sensazione? Quanto è estesa e profonda? Insomma, in modo da iniziare a portare maggiore consapevolezza anche a questa dimensione. In modo da si vanno ad esplorare particolari stati del corpo e le emozioni ad esse collegate e li si riporta appunto a consapevolezza. E allora sì che si chiude il cerchio con gli studi cognitivi, nel senso che una volta che c'è consapevolezza di questo, ci si può lavorare anche mentalmente, razionalmente, cognitivamente. Vi faccio un'ultima citazione di Erika Francesca Poli, che ha pubblicato Le emozioni che curano nel 2019 della Mondadori, e dice: il malessere, non è un difetto, è nel corpo. E in come è stato regolato, accudito e vissuto. I pazienti, tramite questo approccio che vi ho descritto, raggiungono qualcosa che alla fine è anche una ristrutturazione della mente, ma ci arrivano da un'altra strada, dal basso verso l'alto e viceversa. E in questo senso, allora, parlare anche di tecniche come il training autogeno che parte dal corpo non è in contrasto col lavoro di tipo cognitivo, anzi, si arricchiscono reciprocamente. Beh, stavo dimenticandomi un altro contributo importantissimo, che è quello della mindfulness, che ha portato Buddha in Occidente, dove era già arrivato da tempo, ma soprattutto nell'ambito dei professionisti della salute mentale, perché ha invitato a lasciare da parte il ragionamento e lasciarsi concentrare e osservare soprattutto senza giudizio il corpo, come vive, come respira, come si rilassa, come si tende, eccetera. E arriviamo al training autogeno, allora. Il training autogeno è una tecnica di rilassamento messa a punto da Schulz negli anni 30 e che è arrivata in Italia nel 1950 circa. Quindi è una tecnica anche precedente alla mindfulness, anche se sono abbastanza correlate. Questa tecnica parte dal presupposto di una base fisiologica che è quella di come il corpo reagisce allo stress. Quando il corpo è sotto stress, tende a irrigidirsi da un punto di vista muscolare e ad avere anche un'attivazione generale un po' di tutti gli organi. Questa è una buona cosa quando c'è da avere una reazione immediata nell'acuto a qualcosa. Diventa un qualcosa di disastroso quando lo stress permane per lungo tempo e questa reazione permane per lungo tempo perché porta a tanti sintomi di disagio anche fisico. E il training autogeno, attraverso gli esercizi di cui è composto, che vi presenterò brevemente,
usa, cioè parte da questo presupposto, ma per fare il percorso inverso, cioè insegna a rilassare il corpo, iniziando dal rilassamento muscolare, ma andando poi anche più in profondità, e dal rilassamento muscolare allora arriva a ritroso un rilassamento anche mentale, cioè il percorso inverso di quello che fa lo stress, sfruttando la fisiologia. Nel training autogeno non vi è alcuna autosuggestione o eterosuggestione. Appunto, c'è solo una base fisiologica legata alla presenza di questi milioni di recettori che abbiamo dappertutto nel corpo, sulla pelle, negli organi interni, eccetera, che mandano in continuazione informazioni al cervello, ma lo fanno in automatico, senza che noi ce ne rendiamo conto. E ricevono informazioni dal cervello in continuazione. È un continuo balance. E fare il training autogeno vuol dire imparare a portare a consapevolezza queste sensazioni. In un certo senso, lavorare su quell'analfabetismo del corpo che dicevamo prima, no? Cioè imparare ad ascoltare le sensazioni del corpo. Perché pensate ad esempio a persone che vivono, appunto, come avevo detto prima, uno stato di forte tensione da stress sul lavoro, per esempio, che hanno mal di testa, che si sentono molto tesi, ma che non hanno correlato questa cosa allo stile di vita. Non riescono a vederne la connessione. Se imparano ad ascoltare di più i segnali del corpo, riescono anche a capire meglio quanto questo può essere connesso a livello psicologico e quindi ci si può lavorare. Il training autogeno è una tecnica che si apprende facendola. Non è tanto importante sapere nel training quanto il fare. È un apprendimento che si acquista gradualmente praticandolo. Vi faccio l'esempio banalissimo di quando si impara a guidare la macchina, no? L'auto. All'inizio, adesso ci sono le auto col cambio automatico, quindi la cosa è un po' diversa, ma all'inizio ci sono da imparare movimenti che non sono così spontanei, no? Sincronizzare il movimento della mano sul cambio, i due piedi sull'acceleratore, la frizione, il freno. Però poi si impara e adesso cosa facciamo? Lo facciamo in automatico senza pensarci, perché è stato poi tutto memorizzato e schematizzato interiormente dal cervello. Il cervello ha schematizzato dei movimenti del corpo. Allora, il training autogeno, le parole di cui è composto, training vuol dire allenamento, è autogeno che nasce da sé, quindi è fondamentale un allenamento regolare per impararlo. Come lo si impara? Lo si impara facendo dei corsi, che possono essere corsi di gruppo oppure corsi individuali. I corsi sono preceduti da un incontro individuale con la persona in cui si fa un assessment, si cerca di mettere a fuoco qual è la problematica principale e se ci sono indicazioni per utilizzare il training autogeno, valutando anche le motivazioni della persona. Poi si parte con le lezioni. Dalle 6 alle 8 lezioni in cui si insegna per ogni lezione uno dei 6 esercizi di cui è composta la tecnica, che poi adesso vi presenterò brevemente. Ogni lezione si impara uno degli esercizi e poi è fondamentale training, allenamento. Praticarlo a casa tutti i giorni, almeno una volta al giorno. Schulz, il fondatore della tecnica, diceva negli anni 30 che bisognava farlo 3 volte al giorno. Adesso voglio vedere chi riesce a trovare tempo 3 volte al giorno. Chi lo fa una, nella mia esperienza, è già molto bravo, se riesce a non saltare una giornata.
Ma è fondamentale, adesso al di là delle battute, praticarlo tutti i giorni perché questo consente di attivare quegli automatismi che la memoria della mente, ma anche la memoria del corpo, possono mettere in atto, come appunto quando si impara a guidare la macchina. E alla fine degli esercizi, delle sessioni di esercizio, c'è un ultimo incontro, un po' di bilancio e di valutazione. Allora, gli esercizi sono sei. Sono l'esercizio della pesantezza, quello del calore, quello sul respiro, quello sul cuore, quello del plesso solare che va a lavorare sui visceri interni e quello della fronte fresca. Io ve lo presento brevemente, anche se l'apprendimento migliore sarebbe quello esperienziale, cioè facendolo. Però per darvi un'idea, eventualmente incuriosirvi. Poi se qualcuno fosse interessato a saperne di più, a fare corsi, eccetera, mi può contattare quando vuole. Allora, si parte mettendosi in un ambiente, il più possibile tranquillo, con ridotte stimolazioni sensoriali, quindi poca luce, non buio completo, altrimenti ci si addormenta, e possibilmente pochi rumori. Quindi quando lo si fa a casa, ad esempio, è meglio evitare nel momento in cui il vicino ha lo stereo a volume alto o passa gente vociando per strada, no? Quindi ci si mette in un ambiente tranquillo, in una posizione comoda, la migliore è quella supina, sdraiati su una stuoia come quelle che si usano in palestra, con un piccolo cuscino sotto la nuca e si cerca di mettersi in una condizione mentale del mi concedo una mezz'ora di tempo per me. Tutto il resto lo metto da parte. Non succede niente se per mezz'ora non me ne occupo. Tutto il resto vuol dire sia le grandi preoccupazioni, sia anche il pensare a cosa devo fare per cena o la sequenza del to-do, della lista del to-do della giornata, no? E ci si aiuta immaginando di avere un cassetto di fianco a sé o uno scatolone di cartone in cui poter deporre, come si depongono fogli, documenti, libri, deporre tutte le preoccupazioni e i pensieri, in modo da averli per una mezz'oretta non addosso a sé, ma accanto a sé. Si chiude gli occhi e si inizia ad ascoltare la voce di chi insegna l'esercizio la prima volta, poi facendolo a casa uno lo dovrà praticare da solo, però all'inizio appunto rilassati mi metto nella disposizione mentale di una mezz'ora di tempo per me, depongo i pensieri, le preoccupazioni nel pensiero, nello scatolone, scusate. E chiudo gli occhi e prima di iniziare l'esercizio di training vero e proprio, faccio quello che si fa nello sport. Nello sport, prima di arrivare alla prestazione vera e propria, si fa il riscaldamento, in modo da ottimizzare i muscoli e il cuore poi alla prestazione successiva. Il riscaldamento nel training è. Voi direte come si fa, come faccio a fare un riscaldamento se sono fermo, sdraiato? Si fa contraendo per pochi secondi, ma molto intensamente, in sequenza le varie parti del corpo. Io uso la sequenza classica che è prima la gamba sinistra, contraendola con molta forza, ma per pochi secondi, poi la gamba destra, poi il braccio sinistro, poi il braccio destro, bacino e schiena, le spalle, collo e nuca, fronte, occhi e bocca, tutto stringendolo per pochi secondi ma con molta forza, perché il muscolo si rilassa tanto più quanto prima ha lavorato, quanto più si è contratto. E questo viene seguito da cinque profondi respiri, profonde inspirazioni, forzate, non violente ma forzate, in cui si cerca di far lavorare tutta la gabbia toracica, ma anche la parte alta dell'addome, in modo da riempire i polmoni anche
alla base, oltre che nell'apice. Quindi un respiro molto profondo, rumoroso, inspirando dal naso, per poi espirare con forza dalla bocca, in modo prolungato, forzato, così da buttare fuori tutta l'aria, ma anche le tossine, la negatività, svuotando prima la parte alta dei polmoni e poi contraendo anche l'addome in modo da spremere anche le basi. Quindi la contrazione dei vari settori muscolari e i cinque respiri profondi costituiscono il cosiddetto riscaldamento nel training. Fatto questo, si inizia l'esercizio vero e proprio e qui c'è il punto di svolta perché, completato il riscaldamento, si passa all'atteggiamento fondamentale del training autogeno, che è esattamente il contrario di quanto fatto finora. Mentre nel riscaldamento uno è stato attivo, è intervenuto su di sé, no? Sui muscoli, sul respiro, nel momento in cui entra nella modalità training autogeno, va nella modalità da spettatore. Prima è stato attore che è intervenuto, adesso si diventa spettatori di se stessi. Uno spettatore può solo osservare, ascoltare, prendere atto, registrare, lasciare arrivare stimoli e sensazioni, senza intervenire e senza giudicare. E ciò che arriva saranno semplicemente sensazioni. E nel primo esercizio si viene invitati a focalizzarsi con questa modalità passivo-recettiva sulle varie segmenti del corpo usando la stessa sequenza usata per il riscaldamento. Quindi invito la persona inizialmente a lasciare arrivare le sensazioni dalla sua gamba sinistra, solo dalla sua gamba sinistra, tutto il resto in questo momento non interessa. E lasciando arrivare le sensazioni, in particolare quella della pesantezza, a cui si viene invitati a sensibilizzarsi, uno inizia ad avvertirla, avvertire i muscoli pesanti, la gamba pesante, come attirata verso il basso dalla forza di gravità. Può darsi anche che arrivino sensazioni diverse, ma siccome l'invito a essere recettivi, spettatori accoglienti, le sensazioni vanno accolte. C'è anche chi sente paradossalmente leggerezza o formicolio o ovattamento. Sono tutte espressioni di rilassamento muscolare, ma la più comune è la pesantezza. Una volta fatta l'esperienza, si indugia su un minuto o due su questo, poi si passa alla gamba destra, lasciando arrivare solo le sensazioni da quella, poi al braccio sinistro, al braccio destro, al bacino e alla schiena e così via, fino a sentirsi come un tutt'uno pesante. E questa pesantezza, ripeto, non è suggestione, ma è legata proprio ai recettori che ci sono. Pensate a quando prendiamo in braccio un animale o un bambino addormentato o svenuto. La sensazione che abbiamo è che sia molto più pesante di quello che è quando invece lo prendiamo in braccio da sveglio. Il peso fisico è lo stesso, ma la percezione di quando la muscolatura è abbandonata è di maggiore pesantezza. Poi completata questa fase si resta per qualche un paio di minuti in modalità passivo-recettiva, ascoltandosi come un tutt'uno pesante dalla testa ai piedi e poi si rientra gradualmente in un normale equilibrio fra attività e passività, stirandosi un po' come i gatti al risveglio e riprendendo dallo scatolone i propri pensieri e strumenti. E poi si fa l'esercizio a casa, tutti i giorni. All'inizio sarà più difficile non avendo la voce del conduttore, ma piano piano lo si impara. La volta successiva si introduce l'esercizio della percezione del calore. Adesso non vorrei entrare troppo nello specifico perché ci dilungheremmo molto, però quello che è fondamentale, che volevo sottolineare, è che tramite questa tecnica, che è relativamente semplice da imparare, se uno è motivato e segue il corso, in 2 o 3 mesi il training lo impara e lo impara anche bene. Non può non impararlo. Ma quello che volevo sottolineare è che questa tecnica, oltre che servire per rilassare, per
appunto stati d'ansia, o migliorare anche prestazioni, lo usano molto gli atleti, lo usano i manager per gestire lo stress. Ma nel contesto del webinar di oggi volevo sottolineare che può diventare uno strumento importantissimo per contrastare quell'analfabetismo del corpo che dicevamo, cioè per facilitare una presa di consapevolezza dei segnali del corpo, come andare a aprire una finestra su un qualcosa che non è conosciuto, a cui non siamo abituati ad ascoltare, come affinare un ascolto musicale a un orecchio, a qualcosa che non siamo abituati a sentire. Perché, ripeto, se una persona inizia a percepire che l'intestino è particolarmente contratto o la testa fa fatica a rilassarsi perché ne sente la tensione, ma impara anche a rilassarla, può lavorare su questi aspetti per migliorarsi per migliorarsi e per lavorarci anche in senso cognitivo, quindi integrandolo poi con la storia della persona, col significato che può avere questa sintomatologia nella cornice esistenziale della sua vita, eccetera. A questo punto io, Alessandro, se sei d'accordo, mi fermerei. Spero di essere riuscito a chiudere quel famoso cerchio, cioè a mostrare come l'utilizzo di tecniche, io ho parlato del training autogeno, ma ho citato anche altri approcci, ce ne sono tanti altri, che partono dal corpo, ma per portarne poi una consapevolezza che va a modificare anche la mente e quindi su cui poi è possibile lavorare nell'ambito di sedute di psicoterapia. Assolutamente, mi collego proprio a questo che dice Andrea, proprio per il nostro approccio, quello che utilizziamo nel nostro centro appunto per i percorsi di disturbi di personalità, è un approccio cognitivo-comportamentale, ma proprio per quello che ha detto fino adesso il dottore, effettivamente noi all'interno abbiamo proprio un gruppo di mindfulness e un momento in cui anche tra le varie strategie di gestione emotiva utilizziamo un rilassamento muscolare. E quindi è proprio l'importanza anche di questo e dell'intervento che abbiamo chiesto era proprio legato a questo, proprio che è fondamentale e importante dare ascolto al nostro corpo. Ok, ci sono domande? Ok, ne leggo una che c'è una persona appunto che ringrazia, ti ringrazia. E poi chiedono appunto in relazione al corpo, potrebbe due parole sull'MDR. Ok. Dunque, io non sono un esperto di MDR, non la uso, anche se so che è molto utilizzata e molti colleghi psicoterapeuti si sono anche specializzati in questo. Comunque, è una tecnica che ha avuto il suo boom in Italia forse dopo l'ultimo terremoto, anche se era già applicata. Cioè, si è visto che è uno strumento applicabile nel trattamento di traumi per molte persone e in modo abbastanza veloce ed efficace. E si basa sulla fisiologia, sul fatto che ci sono connessioni all'interno del cervello, nelle varie parti del cervello, quello più razionale, quello più emotivo, che possono essere rimodulate sfruttando i movimenti degli occhi. Detta così sembra quasi magia, in realtà ci sono un sacco di documentazioni scientifiche che lo provano e ne provano l'efficacia, perché riuscire attraverso il movimento degli occhi a spostare l'attenzione dal ricordo del trauma anche ad esperienze di cosiddetto posto sicuro, esperienze più rassicuranti, permette di andare come a intervenire su quella componente di cervello emozionale, smussando l'effetto che il
indotto dal trauma sull'organismo. Grazie. Però è una tecnica, è uno strumento che va quindi conosciuto. Io non mi permetto di dire altro per non dire delle asinerie. Chiedono in quale fase integri il training autogeno all'interno della terapia. Bella domanda. Non c'è un'indicazione da manuale, nel senso che viene valutato da caso a caso. Intanto, attenzione, non è che utilizzo sempre il training autogeno per tutte le psicoterapie. Adesso, oggi ne ho parlato enfatizzandolo un po', ma ripeto, come tutti gli strumenti, bisogna sapere quando sono indicati da usare, quello che possono fare e quello che non possono fare. Con certe persone che vivono stati di tensione muscolare, di ansia molto forte, a meno che non parliamo di attacchi di panico nell'immediato, quindi ansia fortissima e con condotte di evitamento, in cui è importante all'inizio riuscire a placare un po', a volte anche farmacologicamente, il livello d'ansia, se no non ci lavori con queste persone. Ma quando in primo piano c'è uno stato d'ansia discreto, a volte lo uso anche all'inizio, soprattutto se sono persone magari con scarse risorse cognitive. Altre volte andrebbe usato quando ci sono persone con troppe risorse cognitive, però proprio con queste prima bisogna un po' lavorare, preparare la cosa, altrimenti è come se si rifiutassero, come se la loro parte razionale, ipertrofica, dicesse: no, ma cos'è sta roba qua? Andiamo sulle parole, sul ragionamento, cerchiamo le cause, cerchiamo di capire, no? Dipende da caso a caso nel percorso. Poi ti chiedono se l'acquisizione delle tecniche di training autogeno e del loro apprendimento necessita esclusivamente di un approccio in presenza o può essere mediato dalla tecnica, nel senso è necessaria la presenza sensoriale esperienziale in presenza? Allora, ringraziamo il Covid, almeno in qualcosa che ci ha indotto a utilizzare, a imparare a utilizzare per me, o a utilizzare sempre più anche gli strumenti online. Il training autogeno in effetti si presta molto bene anche a un apprendimento in corsi online. Io sono della vecchia scuola e preferisco sempre la presenza, anche perché nei corsi in presenza si può anche, cioè chi conduce i corsi può anche osservare e vedere magari stati di contrazione particolari o posture che sarebbe meglio correggere, mentre nei corsi online non si vede tutto, no? Però io stesso ne ho fatti anche in questa epoca Covid e devo dire che mi hanno dato anche molta soddisfazione, persone molto motivate, che siccome la tecnica prevede, a differenza del body working vero e proprio, quello di Mazzei, che va a mettere le mani addosso al paziente, io quando faccio training, se lo faccio online o comunque con un paziente singolo, sto seduto, non lo tocco, e nei corsi oppure cammino tra loro quando c'è un corso in presenza. Nei corsi online, cioè è la mia voce che guida il paziente, no? Nella fase di apprendimento, quindi si può fare anche online. La cosa poi fondamentale, ripeto ancora una volta, è la pratica regolare dell'esercizio. È come andare in palestra. Se uno vuole ipertrofizzare dei muscoli, deve andarci tante volte, fare gli esercizi tante volte. Più lo fa, più si ipertrofizza, non so. Ok, se non ci sono altre domande, appunto, io ribadisco che appunto il webinar verrà registrato e sarà presente, insomma, per chi lo volesse rivedere, insomma, all'interno del canale YouTube di State of Mind e per qualsiasi appunto domanda, riflessione, contattateci pure o se avete particolari poi domande anche per il dottore, ugualmente, che vi metteremo subito in contatto, insomma. Per qualsiasi cosa, per informazioni poi anche sul nostro percorso vi manderemo tramite le mail che avete lasciato informazioni e anche i contatti col dottore appunto se avete particolari richieste.
Ringrazio ancora il dottor Lisotti della possibilità di questa riflessione e incontro. Vi ringrazio io. Allora, buona giornata a tutti e grazie ancora.